si è deciso di proseguire in un percorso che vedesse apporre la firma di, grosso modo, la maggioranza almeno dei parlamentari eletti in Veneto, almeno per un ordine del giorno, che poi ringraziamo il governo per essere stato quantomeno accolto, comunque per il valore scarso che questo provvedimento che stiamo discutendo ha. E quindi l'auspicio anche estremo che possano porre la firma a questo importantissimo ordine del giorno in estremis tutti i parlamentari veneti, per dare almeno una volta qui a Roma l'immagine di un territorio che, quando c'è da battagliare per portare a casa qualcosa, lo fa tutti in maniera compatta, e quindi che si vada per una volta almeno oltre alle parole attraverso i fatti. La ringrazio, collega Pratavira. Marcon, prego. Grazie Presidente, accolgo l'invito e sottoscrivo l'ordine del giorno. C'era Turco, prego. Grazie Presidente, sottoscrivo l'emendamento e con me tutta la componente alternativa libera, grazie. Ringrazio. Bene, quindi la riformulazione viene accolta, Pratavera? Bene, andiamo al 36, Paglia, parere contrario, si deve metterlo in votazione, sì, dichiaro aperta la votazione. Giachetti, Marroni, qualcun altro? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 148 favorevoli, 288 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo al 37 Placido.